Il PRG è un documento molto importante per la città di Fano. La giunta comunale ha approvato la delibera che viene trasmessa al Consiglio Comunale per l'adozione. I punti salienti del PRG di Fano. Primo, il contenimento del consumo di suolo. Le previsioni che abbiamo fatto riducono veramente tanto il consumo di suolo. Una città che non cresce più non ha più bisogno di consumare il suo suolo. Quindi abbiamo cercato di mantenere quei comparti edificatori di espansione che sono utili alla città pubblica, che sono utili alla comunità, sono quei piccoli comparti che comunque ricuciono il tessuto urbanistico della città e creano, da dove mancano, parcheggi, verde pubblico e piccoli collegamenti stradali. E abbiamo cercato anche di, come dire, sgravare i nostri concittadini dal pagamento dell'IMU, in alcuni casi inutili, per comparti che non si realizzeranno mai. L'altro tema è quello della fattibilità. Noi vogliamo che questi comparti possano essere fattibili, piccolini, quindi ne abbiamo previsti. Da dove erano grandi abbiamo cercato di dividerli, da dove era impossibile dividerli abbiamo cercato di toglierli. Il terzo tema è quello della comunità. Noi abbiamo inserito in questo PRG alcuni concetti. Per noi lo sviluppo urbanistico e lo sviluppo di una città non è solo l'edilizia, per noi sono importanti le relazioni. Abbiamo cercato di prevedere in ogni quartiere quelle che noi abbiamo chiamato community hub, cioè ovvero dove posti dove le comunità si incontrano, dove si possono creare relazioni, quindi un PRG per le relazioni, un PRG che prevede questi spazi. Inoltre abbiamo cercato di tutelare l'identità cittadina. Per noi l'identità cittadina non è vincolare un singolo edificio, è vincolare un contesto urbanistico, pensate al porto, ma pensate anche a quei piccoli nuclei attorno al quale si è sviluppato un quartiere, Centinarola, Rosciano, eccetera, eccetera, dove si riconosce ad alcuni edifici una valenza superiore e quindi si cerca di evitare di sottrarli alla speculazione edilizia, dove potrebbero essere demoliti con le vecchie norme e ricostruiti più alti. E tutto questo dovrebbe anche limitare quei danni che si sono creati negli ultimi anni col PRG vigente, ovvero demolire casette ad una o bifamiliari e trasformarle in palazzi, in appartamenti tanti, senza standard, senza parcheggi, senza verde pubblico. Questo noi lo vogliamo evitare, l'abbiamo inserito nel piano regolatore, speriamo che il piano regolatore, che è uno strumento comunque aperto non solo agli emendamenti dei consiglieri comunali, ma anche suggerimenti dei cittadini che potranno arrivare successivamente con le osservazioni, appunto possa fare comodo alla città di Fano per uno sviluppo coerente. Vorrei aggiungere anche che il percorso è un percorso lungo, che è partito dall'inizio dell'anno con la presentazione agli ordini professionali, alla cittadinanza e anche nei singoli quartieri abbiamo cercato di spiegare le nostre scelte. Per quanto riguarda i temi più importanti, certamente c'è la conversione dello zuccherificio. Lo zuccherificio, che è un'area molto importante della città, ci è arrivata recentemente una richiesta per costituire lì un polo logistico. Questa richiesta noi la valutiamo positivamente e crediamo possa essere da parte della proprietà anche la soluzione a molti problemi che si sono creati in quel contesto, in cui ci sono incompiute, in cui c'è stata una società fallita, in cui ci sono lasciati lì tonnellate e tonnellate di cemento che verranno smaltite.